Io in sostanza, come me e come tanti altri colleghi del settore, non possiamo essere vittima o vittime, diciamo così, di una lentezza della giustizia, vittime sempre da parte di alcune leggi emanate dallo Stato, come ad esempio la esibizione del DURC per la esecuzione di opere. È chiaro che è una controversia che, per quanto riguarda il DURC, lo Stato deve intervenire, deve abolire, perché gli enti proposti sanno come eventualmente recuperare i crediti. Il DURC, io personalmente e come tanti altri colleghi, abbiamo noi perso possibilità di lavoro perché non abbiamo questo documento che certifica la regolarità dei contributi. Ed è assurdo che le amministrazioni pubbliche devono dare soldi abbastanza diciamo consistenti alle imprese, e anche i privati devono dare dei soldi, però pretende lo Stato che noi esibiamo un DURC. È una vergogna. Per quanto riguarda la giustizia, è assurdo che un presidente del tribunale assegni un fascicolo ad un magistrato senza leggere il contenuto del fascicolo, e questo magistrato, dopo che noi aspettiamo una sentenza, una risposta, dopo un anno che si tiene questo fascicolo, diciamo così, nel cassetto, si accorge il 9 di aprile che lui, il magistrato, è incompetente, in quanto l'importo, che è di oltre 200.000 euro, non è di sua competenza. Viene rispedito al presidente e riassegnato ad un altro magistrato, il quale, non curandosi di circa 3 anni di attesa, vede bene di diciamo così, assegnare la prima udienza il 9 di gennaio del 2015, come se tutto quello che ci fosse stato prima non esistesse più. Allora io mi chiedo, signor giudice, signori giudici, signor presidente del tribunale, signor presidente del consiglio, signor presidente della Repubblica e tutti i politici, cosa dobbiamo fare noi? O ci uccidiamo, o uccidiamo o andiamo a rubare. Sono queste le alternative, perché ci stanno mettendo in ginocchio. È inutile che giocano con le paroline, le 80 euro al mese. Devono risolvere, anziché i grossi problemi, devono risolvere prima i piccoli problemi, che sono quelli che fanno sì che le imprese e tutti i cittadini possano avere un lavoro e una possibilità di sbocco. Per me questa contestazione inizia così, con questi due argomenti. Stiamo costituendo, sto costituendo insieme ad altri tecnici un'associazione denominata APAS, è giusto, in maniera tale che possiamo dare un'assistenza vera, concreta e seria a tutti i nostri iscritti. Noi no, io personalmente, e credo tutti gli altri, non crediamo più nelle associazioni di Stato. Noi già abbiamo tantissime esperienze, da Confesercenti, tutte le associazioni di categoria non stanno facendo e non hanno fatto niente per aiutare le imprese, che siamo proprio allo sfascio totale. Io personalmente ho perso possibilità e opportunità di lavoro, quindi non ho potuto nemmeno più dare lavoro diciamo così, a operai, quindi a cittadini, perché non ho il DURC. È una vergogna. Io non so più che cosa fare. A questo punto ho deciso di fare questo sciopero, con la speranza e l'augurio che altri della mia stessa categoria vengano a sostenermi qui, perché non ne possiamo più. Sciopero della fame, ha detto. Sì, anche se il mio medico è contrario, perché ho grossi problemi di salute.